Belle ragazzi, qui XWL, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo ritornati in compagnia del nostro carissimo Carl Johnson. Inseguimenti pazzi dietro di noi su Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition. Oh, non sta. No, The Bloodrock Edition, mannaggia. Ma che è la rivolta dei tassisti? Ma perché sì? Che cosa succede? Tra un po' salta in aria tutto. Io lo so già. Guarda. Comunque sì, dicevo, 21esimo episodio del walkthrough di Grand Theft Auto San Andreas. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con Mad Dog, che era caduto dalla testa di un condominio. E l'abbiamo portato ovviamente all'ospedale. E siamo i suoi nuovi manager, pazzesco. E adesso siamo qui davanti alla casetta del nostro carissimo Tenpenny, perché ci vuole parlare. Insomma, deve rompere sempre le palle lui, perché poi alla fine non mi paga mai, quindi male. Comunque se io come al solito, prima di continuare, vi invito a lasciare un bel like qualora questa serie vi stia piacendo. Quindi grazie mille per il like. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri contenuti. Condividete il video, commentate qui sotto e andiamo a fare la missione di Tenpenny. Hello Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas. Oh! How you like that, you piece of shit? That give you any idea how maledetto edgy infame. I am? Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Perfetto, recuperiamo sto dossier. Uccidi il bersaglio e recupera le prove. Bella sta... No, no, non vo... Ma ti pare il caso di rubare il taxi che c'è là? La ZR-350. Mezza esplosa, per carità, però... Esatto, ZR-350. Spegni la radio e andiamo a pigliare il maledetto infame. Se non mi sbaglio, scappa utilizzando un elicottero. Noi abbiamo i razzi, quindi siamo fortunati. O meglio, più che siamo fortunati... Cioè va bene, cioè nel senso, abbiamo i razzi, lui ha l'elicottero, bam bam. Sempre ammesso e concesso che ci arrivo, con questa guida spericolata che ho. Già stavo per volare di sotto, mannaggia la miseria. Posso salire come un raptor? No, perché ovviamente devo fare il giro atomico con un'auto che non è da fuoristrada, quindi ci impiego il triplo del tempo. Allora, aspetta un attimo che questa missione non me la ricordo bene, eh. Posso uccidere, posso ucciderlo direttamente con un colpo di cecchino sulla testa? Ci provo. Ti hanno vi... Cosa? Cioè, scherziamo, raga. Oh, calmi. Ma io l'ho preso. Perché non è morto? Allora, devo ammazzare, però non va bene. Me l'ha salvato. C'è un checkpoint, vero? Grande. Quindi posso fare i tentativi alla fine, eh? Ma ha già preso l'elico... Mi faccio ammazzare di nuovo perché tanto sono senza vita, dai. Ammazzarli tutti non se ne parla. Di vedere, mi vedono, ormai mi hanno visto, mi ha salvato il check quando mi hanno visto, non so per quale motivo. A sto punto prendo il lanciarazzi, vado verso qua e lo faccio saltare in aria. È l'unica situa. Più che situa, soluzione. Cappo, mi è scappato. Guardalo come corre, piglia l'elicottero e andiamo via subito, via subito da qui. Se non mi esplode l'elicottero. Salvataggio checkpoint. Beh, un po' fumicchia, eh. Non mi ricordo adesso onestamente come va a finire. Cioè, dove va? Io mica posso sparare dall'elicottero. Ovviamente, si figuri. Cioè, lo devo solo seguire e basta? Come faccio? Io, boh, non ho capito. Onestamente non ho ricordi di ciò che succeda dopo questa missione. Si butta dalla diga. Si schianta sulla diga. Esplode? No, non esplode. Muoviti, corri che ti sto dietro. Guarda il geyser! Ma non l'ho mai visto il geyser così esploso. Ma anche... Oh, bellissimo. Sì, oh, ma che... Non vale. Cioè, a me qui sparano, eh. Cioè, a lui non sparano? A me sì?
Però se volo basso non dovrebbero spararmi. Se volo basso non sono agganciabile dai radar. Ovviamente lui credo che non si becchi colpi perché sia alleato, una roba del genere, insomma. 6 stelle però me le hanno date. I caccia sono arrivati. Tutto quello che non doveva succedere è successo, signori. Però non mi hanno sparato i missili, almeno una cosa positiva. Mo me li hanno sparati i missili, sento. Forse mi ricordo, atterra tipo su un palazzo, una roba del genere. Sì, ma ho 6 stelle, dai, ma scherziamo. Che poi 6, 5, non 6. Oddio, se lo tranciava di brutto. Dove è andato? Eccolo lì, maledetto, infame. Sì, e mo ci sta la polizia, però. L'obiettivo ha abbandonato l'elicottero. E quindi, che tanto sono straricercato. Oh! What the f***? What the fuck, signori? No, aspetta, questa non l'ho capito. Era normale. Non credo sia programmata. Non ho capito cosa è successo. Non ho capito. Cioè, si è buttato da... Non so se è impaurito dai miei colpi o cosa, ma... Si è lanciato così a capofitto. Ma senza pensarci due volte. Vabbè, andiamo là allora. Andiamo dove c'è l'amico nostro là. Woozy. Le missioni del colpo al casinò ce le teniamo per ultime. Così almeno andiamo belli tranquilli. Anche perché poi c'è la relazione, la roba. Casino per i dragoni. Però anche per i cadaveri, a giudicare da come guido sto elicottero. Woozy, buonasera. È da tanto che non ci vediamo. Eccoci qua. Mr. Ramfali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen, or shall I say partners? Oh, I drank to that. Ah, fammi capire, sono solamente andato per firmare le carte. Ok, ok, va bene, va benissimo, guarda. A sto punto io mi volevo lasciare per ultimo lì il coso da fare. Le missioni del colpo, ma a quanto pare... Che? Ah, R1, buongiorno, vediamo chi è che mi chiama. Salvatore Lion! Benissimo, stavo per dire, allora facciamo le missioni del... della preparazione al colpo, ma no, perché è arrivato Salvatore Leone in città. Boss mafioso di Liberty City è venuto in città. E ovviamente figurati se io non ci vado subito. È l'occasione perfetta. Magari eviterei di atterrare sul tetto. Ogni volta che arrivo al Caligula, raga, è strano il Caligula, è un posto un po' particolare. Cioè, non trovo mai posto per parcheggiare. Soprattutto quando arrivo con gli aerei, raga, con gli elicotteri. È difficile parcheggiare. C'è mai posto, un casino. Eccomi qua, sono arrivato, Ken! Top fucking buzz this! I'm peaking on the blood pressure alone! Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. I ain't the woman, you fat fuck. You heard the bird. Come on, dai. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, a vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was going to send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go... Oh, okay. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Cioè, seriamente, se quello si alza, che succede? Gli altri cadono?
Vai all'aeroporto. Ma è questa? Cioè, vuoi farmi credere che questa è la missione, quella dove devo andare a Liberty City? Non credo. Anche perché, se non mi sbaglio, aveva un nome diverso. Cioè, quella figata. La adoro quella missione lì. È stata la prima ed ultima volta che hanno messo una missione del genere, che proprio ti sposta addirittura di chissà quanti migliaia di chilometri all'interno della saga di GTA. Quindi sì, cioè, vediamo, vediamo se lei. Non lo so, non ne sono sicuro. Esatto. Il volo dei sicari dovrebbe atterrare fra poco. È proprio quella. È proprio quella missione lì. Ma vatte che roba. Devo beccarlo prima che atterri a Las Venturas. Ma dove sta il coso lì? L'aereo? Beh, a quanto pare è di fronte a me. In basso, mi dice. Fronte a me, basso. Ma non lo vedo mica. Cioè, anzi, essendo alto dovrei anche vederlo basso. Ma non lo vedo. È proprio qua. Boh, io vado dritto, regà, nel dubbio. Nel dubbio vado dritto. Mi sto allontanando da Las Venturas. Il fatto è che l'elicottero qui, l'elicottero. Oh, perché l'elicottero lo chiamo aereo e l'aereo elicottero? Ad ogni modo, il discorso è che qui è lento, quindi pare che ci metti 15 anni per uscire fuori dalla zona. Eccolo, 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 eccolo il nostro carissimo gettone privatone. Portati dietro l'aereo, ok. Oh, a caso! Ok, va bene. Che epicità. Che epicità e che fasullità è questa missione, ragazzi. Epico, ma fasullo allo stesso tempo. Che è successo? Salvataggio checkpoint. Ah, già. Oh, porco la vacca. Che si spara in prima persona qua. Oh, mamma mia. Difficilotto, Comunque, beccati. Pure tu, maledetto. Pure tu, pure tu. Perfetto. Ottimo, direi. Abbiamo ucciso tutti a bordo di questo magnifico aereo. Ecco il capitano. Occhio al capitano dietro. Ok, abbiamo ucciso pure il capitano. Adesso l'aereo è di nostra proprietà. Riporta l'aereo all'aeroporto. Ah, non è questa. Perché io ricordavo che le due cose fossero collegate? Cioè, rubavo l'aereo e con lo stesso aereo andavo a Liberty City. Ecco perché non mi tornava. Boh, vabbè, casini che creo nella mia mente. Comunque, dentro è rosso. Allora, io la scuola di volo l'ho fatta, ma non è che so atterrare. Ancora devo capire bene come si atterra. Perché solitamente atterro di rimbalzo e come cosa non va bene, giusto? Proviamo. Io vado delicato, delicato. Pista numero 69. Ok, vedi che mi rimbalza, mannaggia la miseria. Va bene qua? Va bene? 15.000 più rispetto. Allora, lo lascio là davanti la porta. Va, lo lascio davanti la porta. E me piglio un'auto. È giusto per non farmi la strada a piedi. Ecco, frena, 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 frena. Pam. Rispondiamo al citofono. Mi aprite? Ok, ci vediamo al Lucastello del Diavolo. Sempre ammesso il fatto che riesca ad uscire da sta trappola mortale. Ma perché non mi apre? Sto scemo. Ma è tipo che sono rimasto intrappolato, una roba simile. Questo aereo non va più, l'ho spasciato. Sono in gabbia. Oh, oh, oh. Fermati. Meno male che ci sei te. Almeno vado avanti col bagage. Voi dite che mi apre, vero? Me apri? Ma non mi apre. Cioè, l'ho tipo spaccato quanto ci sono andato addosso col jet. Non so se sto mezzo abbastanza veloce per saltare fuori, io ci provo. Vediamo che succede, ma non credo che ce la farò. Infatti. Anzi, me ne devo pure andare. Però c'è un dodo, prenderò il dodo allora. E andiamo da C. Che bello C. È C. Perché tutta quella gente nella strada lì per andare al forte? C'è il forte, l'area 51, che si muovono gli alieni. Tenpenny dovrebbe essere qui da qualche... esattamente, proprio qui è Tenpenny. Tenpenny è proprio qui, quindi io mo devo atterrare. Senza problemi. Perfetto, un po' dannoso l'atterraggio, però comunque non sono esploso, quindi è già un passo in avanti, ecco. Tenpenny, che c'è voi? Tenpenny, dimmi cosa vuoi. Tenpenny, 10 penny? Carl, hope we didn't keep you waiting, Holmes. No, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You Vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl.
Ok, tempè, che te devo dire? Guardalo, Polloschi. Sotto tiro mi tiene il maledetto. Right. That's good. That's deep enough for two. Eddie Tenpenny just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you. Fucking die! Uccidi Polloschi, mamma... Pulloba, Polloschi... Polloschi... Polloschi, triple Polloschi... Fermati qua, vieni qua. Maledetto, infame. Polloschi... Polloschi, Polloschi... Polloschi, sergente... Gente, Polloschi... Polloschi... Polloschi, Polloschi, Polloschi... Come lo figlio il Polloschi da qua? Maledetto Polloschi, guarda. Se cade a mare da solo rido. È di Polloschi! Dai, ma quanto corre... Urca! Grave, eh? Vabbè, non credo che lui riesca a risalire, no? Cioè, siamo finiti insieme nella fossa, ragazzi. Polloschi, ormai è la fine! Polloschi! Risparmiami la fatica e non cadere a mare, dai, ormai è la fine. Siamo caduti qua. E invece... Quello mi ride sott'acqua. Ma quindi? Com'è finita? Ah! Missione completata! Si è ucciso da solo! Bellissimo! Ragazzi! E si è ucciso e se n'è andato con un sonoro da parte di CJ. Una roba... Ma di quelle proprio... Pazzesche, cioè... Hollywoodiane. Boh, vediamo chi è che mi chiama. You've hung yourself to dry, I know it. Chi? Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave. Ah, ma chi ti ha abbandonato? Va bene, ecco qua. La prossima volta, evidentemente, dobbiamo andare dal nostro carissimo amichetto. Quindi ragazzi, che dirvi? Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo fatto fuori l'agente Polloschi. In realtà si è fatto fuori da solo, perché siamo finiti fuori strada. Poi ha fatto una retromarcia un po' troppo aggressiva, oserei dire... a mare. Detto ciò ragazzi, come sempre io vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio questa serie, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri video, commentate e condividete il video, se volete seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella raga!